Questo programma è offerto da Maldarizi Automotive. Oh Giova, ma hai fatto l'albero? No, non ancora, tu l'hai fatto? Io devo ancora comprare delle palline nuove e degli altri pstrig perché devo addobbare casa. Ma sai che devi prendere pstrig? Cioè lucine, ghirlande, pstrig vari. Ma pstrig sono i nuovi gadget del baricalcio. Giusto. No, che stai dicendo, Giova? Che stai dicendo? Cioè, pstrig è pstrig. Qualsiasi cosa può essere un pstrig. Cioè, questo orsetto è un pstrig. Questo orsetto è un pstrig. Cristian, ma che stai dicendo tu? È un indovinello. Pstrig, pstrig. Mi stai prendendo in giro tu. Cioè, no. Che indovinello, Giova? Cioè, pstrig. Cioè, così davvero mi dai un assist per fare un gol a porta vuota per una domanda. Che domanda? Ma tu sei di Bari? Cioè, anche questo gilet giallo è un pstrig. Mi chiamo Giovanni, sono nato a Bari, ma la mia famiglia non è pugliese. Sono cresciuto a cavallo tra le tradizioni della Puglia e della Sicilia, la mia terra di origine. Dovrei essere cintura nera del folklore barese, visto che sono nato, cresciuto e vissuto qui. Invece no, non ci capisco nulla. E i baresi lo hanno capito e mi guardano con sospetto e mi fanno sempre la stessa benedetta domanda. Oh, ma tu sei di Bari? Pstrig è troppo difficile, anche da pronunciare. Livello difficoltà massimo. Andiamo dall'esperto. Siamo qui con il nostro esperto di oggi, Felice Alloggio, scrittore e poeta dialettale. Felice, cosa sono, da dove deriva la parola pstrig? Oggi il termine, scusa Giovanni, ti si calza a pennello. Addirittura, allora mi interessa ancora di più, perché? Un pstrig altro non è che la confusione, qualcosa che non ha né testa né coda, una confusione nei termini dialettali, e quindi se faccio un pstrig, chi fa un pstrig diventa un pstrigius. Quindi io sarei un pstrigius. Femmina, perché faccio confusione nei termini dialettali riferito a questo. Perfetto, la femmina è la pstrigius. Ok, quindi c'è anche deriva il verbo pstrighier, vale a dire pistrighiare, gli pstrighi, che tu pstrighi, gli ed pstrighi, eccetera, c'è proprio una declinazione. Ma una derivazione latina, araba, come no, questa è un localismo, qualcosa di sì, regionale, locale, sì, molto musicale. Da dove deriva? Cioè, cosa vuol dire proprio nell'atto pratico? Significa per l'appunto una persona che compie delle azioni, che parla in modo confusionario, che complica e per questo motivo combina un pastrighi, il pasticcio. Quindi oltre a parlare agisce anche agisce, in modo a volte anche l'imbroglio. Molte volte si dice che ha fornito un galera, perciò ha fatto un pastrighi, fatto il malaffare, ha fatto un'azione eccetera. Creando problematiche. Sì, qualsiasi cosa che ti complica la vita e complica la vita anche agli altri, che poi bisogna dirimere il pistriglio. Dirimere il pistriglio. E visto che siamo sotto Natale, c'è un'accezione anche un po' natalizia del pstrig. Sì, un pstrig, praticamente un pstrig si scelgono, si devono scegliere i regali, e allora sì, a volte si fa un pstrig perché si prende magari un regalo che non piace, eccetera, eccetera. Anche dire. Le cianfrusaglie, sì, cianfrusaglie, sì, perché anche qui attiene sempre alle parole, perché cianfrusaglie c'è ciancia, chiacchiere, e frusaglie che significa frugare. Quindi, allora, frugare fra le chiacchiere è diventato frugare fra gli oggetti. Un pstrig di discorso. Si quindi io mi sento abbastanza pistrighiato, posso dirlo? Certamente. Poi c'è ancora un'ultima cosa. Un superlativo assoluto, un pastrighi e pastrighiate, che è una invenzione del nostro caro cultore del dialetto Gigi De Santis nel suo Don Dialetto sul web. Ha inventato un pastrighi e pastrighiate, il massimo di pastrighi. Allora approfondiremo anche questo superlativo. Noi adesso andiamo dai baresi a fare un po' di pastrighi, chiediamo se lo sanno. Venite con me. Le pastrighe. Le pastrighe sono tante cose. Queste sono le pastrighe, tante schifezze. Le pastrighe, le imbrogli. Quindi avere le mani in pasta. In pasta le cose. Ok, pastrighius. No pizza. Cioè le pastrighe, vabbè. Sono tutte cose da città. Gli imbrogli. Le pastrighe. Ci sono le pastrighe. E sono le cose in mezzo. Tipo? Tanti oggetti messi in mezzo. Per esserci un macello, dici, ma dove ci sono questi pastrighe? Quante pastrighe sono in mezzo? Adesso bubuca la bottiglia all'altra cosa. Le pastrighe sono le pastrighe, ti fai tanta pastrighe. C'è un pastrighe che c'è un cristiano del macello. Le pastrighe, che sono? Le pastrighe, uno
che è fanfarone. Cos'è un pistrighioso? La taggeso. Qual è il movimento del pistrighioso? Un pistrighioso. Ci si passa. Pistrighioso chi è? Quello che fa tante cose tutte insieme. Vuole fare tante cose, pistrighioso. Chi? Ciaccia. Ciaccia. Mi faccia un esempio. Ah, un esempio, Sì, un esempio. Pistrighi è quando uno vuole fare tante cose, non faccio nulla. Ci fai un modo di avere uomini. E poi sbaglia tutto. Perché? Che senso sbaglia tutto? Che ha fatto il casino. Secondo che prostreghe fa tante di cose e faccio un mese che non capisci manchè cosa fa. Sono casini che combinano casini. Sì, qua ne fanno, pistrighiano. Oh, come? Pistrighiano, sì. Devi andare dall'altra parte. Dall'altro lato stanno. Un pastricchio che sa chi? Che cosa vuoi? Che cosa non pastricchio? Ah, ma ci vuoi da mai? Ma solo quando uno fa le cose che non deve fare. A pastricchio? Cioè? A fare tanto pastricchio. Che c'è tu dice, mette una cosa della cosa della. Un pastricchio. A quando uno è pastricchioso? Che vuole fare le cose superlative, più del normale. Ma vuole fare le cose superlative? Su qualcosa super normale. Il pastricchioso quando uno vuole fare, arrive e se ne va da Bosch. Questo programma è stato presentato da Maldarizi Automotive.